potevamo fare un gol in più il primo tempo, abbiamo creato abbastanza, però insomma questa vittoria è ben augurante, dai, ci ha fatto riprendere il cammino che avevamo lasciato. Un primo tempo dominato con due gol, secondo poi il chiusi la riaperta, lì avete un attimino calato e poi e dopo è arrivato il 3-1. Eh sì, perché non avevamo commesso nessun errore, lì i ragazzi venivano, era fallo di mano di Piero, di Don Garrà, però l'arbitro l'ha vista diversamente, hanno fatto un calcio di punizione e hanno riaperto la partita, ci è venuto un attimino di braccino corto, come si usa dire, per 4-5 minuti e poi dopo invece ci siamo ridistesi e comunque sì, dopo il 3-1 insomma, potevamo fare il 4-1 eccetera, quindi bene, complimenti ragazzi. Vittoria che mancava da un mese, in questo modo Natale calcisticamente parlando sereno, no? Certo, sì, se no si andava alle ferie, alle feste, comunque un po' il rammario, invece così ci andiamo sereni e tranquilli, che ci siamo ancora, che non ci siamo mai persi, non eravamo fenomeni prima e non eravamo brocchi le partite perse, quindi riprendiamo il nostro cammino, noi vogliamo vincere, quindi faccio gli auguri a tutti intanto di buone feste, di buon anno e ci rivediamo l'8. C'è tutto un girone di ritorno ovviamente, non è ancora finita. Assolutamente no, anche perché dietro hanno vinto, tranne la Baldaccio ha pareggiato, quindi ci sono lì che ci tallonano, però insomma fino a che noi vinciamo va tutto bene. Il timore è arrivato perché da un piccolo episodio a noi si creano sempre delle cose grandi e magari c'era la consapevolezza di aver fatto bene e sarebbe stata una beffa atroce dover essere andati col pareggio, bisogna essere anche un po' sinceri. Però la vittoria mancava da un buon tempo, però voglio dire che anche nelle due partite che non abbiamo ottenuto il risultato, la squadra già da domenica scorsa con i Grassi ne aveva già fatto una buona gara, dipendentemente dal risultato. E quindi eravamo fiduciosi, abbiamo una rosa ampia, c'è stata una buona rotazione e quindi tutto a posto. Grazie e agli auguri di rito di buon Natale, buon anno. Vorrei augurare a tutti gli sportivi di Montemarchi e di tutto il nostro girone un Natale sereno e tranquillo, con le proprie famiglie e in piena rilassatezza. Mi auguro che alla ripresa del torneo tutti saremo più sereni, più lucidi e proseguiremo fino alla fine. Auguri a tutti di buon Natale da parte mia e del Montemarchi Calcio. Fondamentale chiudere il girone d'andata con il piede giusto, dopo due sconfitte forse immeritate, dopo un calo di tensione forse era importante comunque fare 3 punti su un campo difficile come questo. E niente, siamo soddisfatti, questa vittoria è, diciamo, è per noi e per tutti, per passare delle feste di Natale sereni insomma. E sembrava in discesa dopo il primo tempo, poi è arrivato il gol con un po' di proteste da parte vostra che ha riaperto la partita, e lì forse avete avuto qualche timore? Ah, che timore, forse ci siamo abbassati un pochino, ci ha dato un attimo un colpo un po' a tutti, bisognava rimettersi un attimo per bene in campo, però insomma abbiamo gestito, credo che abbiamo fatto abbastanza bene oggi. Forse potevamo fare qualcosina in più il primo tempo, se potevamo chiuderla un po' prima, però l'importante è il risultato, quindi va bene così.